Ragazzi, buongiorno. Giusto un saluto telegrafico. Iniziamo il webinar anche di oggi con Armando Scalella, che è il nostro responsabile dei corsi online. Grazie a voi che ci seguite tutti i giorni e quindi comunque non perdete nessuno dei nostri appuntamenti e ci onorate la vostra presenza. Ve lo dirà anche Armando, ve lo dico anche io. Il webinar di oggi sarà video registrato e quindi poi caricato sul canale YouTube, dove voi potete andare a rivederlo. A chi fa piacere può lasciare anche un commento al video su YouTube, così facciamo anche crescere il nostro canale YouTube e diamo anche soddisfazione a Armando che si impegna tanto tutti i giorni ed è giusto, come dire, gratificare anche il lavoro di chi come lui tutti i giorni si impegna e mette a disposizione nostra, ma soprattutto vostra, il suo tempo per trasferire a voi tutti la sua conoscenza, ma soprattutto la passione per l'arte bianca. A chi fa piacere durante il corso, facciamolo diventare anche live, nel senso fate continuamente storie, taggateci sui vostri post, utilizzando anche le GIF dell'Accademia. Basta che quando fate una storia andate su GIF e scrivete Pizza Doc e usciranno le nostre icone, tra cui anche quello di Armando Scalella, che a dire il vero è più bello in GIF che dal vivo. E potete anche utilizzare il nostro jingle, sempre se in musica, nelle storie. Basta che mettete Pizza Doc e vi uscirà anche il nostro jingle. Grazie a tutti quanti voi. Vedo che Armando è sparito. Armando, mi lasci solo? Ci sei? E No, no, sono qui, sono qui. saluto un po' tutti quanti voi. Annalisa, Antonio Quartuccio, Vincenzo Lanza e poi c'è Domenico Caporaso che non so se ci conosciamo meno. Poi c'è Nick, Michele Tota, c'è Josafat, non conosco, però ragazzi, vi lascio un abbraccio a tutti quanti voi. Continuate a seguirci sempre e diffondete a tutti quanti il nostro modus, il nostro credo, di Pizza Doc. Grazie di cuore a tutti quanti voi. Ciao Armando, un abbraccio forte. Ciao ragazzi, a settimana prossima ci vediamo. Ciao ragazzi. Ciao Presidente, grazie. Allora, partiamo a razzo per quanto riguarda l'argomento e la lezione di oggi. Intanto mi presento, io sono Scalella Armando, istruttore dell'Accademia Nazionale Pizza Doc. Oggi tratteremo l'argomento per quanto riguarda la tecnica di mettere l'impasto in massa. Ieri abbiamo fatto la lezione per quanto riguardava gli impasti diretti e gli indiretti, classificando appunto tutte quelle che sono le modalità di gestione e di sviluppo dell'impasto, appunto se sono indirette oppure se fanno parte della categoria diretti. Prima di cominciare questo video, io vi ricordo tutti quanti di iscrivervi al canale YouTube dell'Accademia Nazionale Pizza Doc, lasciare anche un bel like sotto questo video, anche un commento, di farci sapere un vostro feedback su come sarà appunto l'andamento del video di oggi. E per qualsiasi domanda, dubbio, perplessità, incertezza inerente all'argomento che verrà trattato oggi o negli altri video riguardandoli tutti quanti, potrete contattarmi privatamente appunto farmi le vostre domande. Allora, partiamo subito per quanto riguarda la lezione della tecnica di mettere un impasto in massa. Che cosa vuol dire mettere un impasto in massa? Una volta chiuso l'impasto, che sia un impasto diretto o un impasto indiretto, spesso e volentieri noi andiamo a mettere questo impasto senza stagliarlo in un contenitore o sul banco e lo lasciamo per tot di tempo rilassare e sviluppare senza ancora prima fare i panetti. In questo caso andremo a vedere i punti positivi e i punti negativi per cui noi scegliamo di fare la massa e cosa ci può portare. Cominciamo per quelli che sono i punti positivi del fare una massa. Del fare una massa dobbiamo sempre considerare se l'impasto che stiamo mettendo in massa è una ricetta sviluppata con un prefermento o una ricetta sviluppata con un impasto diretto, perché sono due in realtà, due ricette completamente differenti. Nel momento in cui parliamo di un impasto diretto, gli aspetti positivi per quanto riguarda una massa sono nel momento in cui si fanno delle tempistiche abbastanza lunghe, possibilmente medio-lunghe,
che partano dai 4, dalle 4 alle 6 ore fino alle 12-18 ore, senza magari superarle, perché altrimenti diventerebbe difficile gestirlo, utilizzando soprattutto temperature controllate. Posso fare la massa a temperatura ambiente? Sì, si può fare la massa a temperatura ambiente, ma ovviamente le ore andranno a diminuire. Un terzo di quelle che sono quelle gestite a temperatura controllata. Qui stiamo parlando però di uno standard di lievito utilizzato che parte dai 3 grammi di lievito fresco per chilo di farina. Nel momento in cui abbassiamo il lievito, possiamo anche permetterci di fare una gestione a temperatura ambiente anche per 12 ore. Ok? Quindi i punti positivi di fare di mettere un impasto in massa sono lo sviluppo omogeneo. Lo sviluppo omogeneo riguarda fondamentalmente la crescita e l'avanzamento di questi nostri microrganismi a sviluppare, a creare il loro habitat ideale per riuscire poi appunto a sviluppare quando andiamo in cottura, a sviluppare le particolarità, i profumi, gli odori che noi ricaveremo nel momento in cui faremo la cottura. Quindi lo sviluppo omogeneo noi lo abbiamo nel momento in cui facciamo questa massa, dove appunto concentriamo tutti gli sviluppi in un solo ambiente, in un solo appunto impasto, dove tutti quanti i microrganismi messi dall'inizio, che siano diretti o indiretti, lavoreranno per darci tutte le migliorie in maniera omogenea. Omogenea perché nel momento in cui invece andiamo a stagliare, a fare i panetti, possiamo avere delle diversità di temperature dal panetto che viene fatto prima, da quello fatto alla fine, da quello magari che si trova sotto della pila di cassetti e quella che si trova sopra, sono differenti gli sviluppi di tutti e due, come sapete tutti quanti, perché tipo quello sopra prenderà freddo prima ancora di quello che sta sotto. Quindi omogeneo perché appunto noi abbiamo lo sviluppo tutto nello stesso momento di tutto l'impasto, ok? Quindi noi abbiamo la prima particolarità è lo sviluppo omogeneo. Poi andiamo con lo sviluppo del nostro impasto a livello di glutine. Sviluppo glutine che cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui andiamo a lavorare sulla massa, qualsiasi tipologia di impasto diretto o indiretto, la concentrazione dell'energia, appunto, nell'interno di una sola massa, si andrà a intensificare lo sviluppo enzimatico e quindi anche sul discorso del glutine. Lavorando sul discorso del glutine, principalmente andremo a intensificare e a sviluppare molto meglio la parte elastica del nostro impasto. Ecco perché appunto un impasto, una volta che viene fatto e viene messo in massa per un tot di tempo in un contenitore, esso tenderà a sviluppare molta più forza perché c'è più energia concentrata in questa massa e quindi la maglia glutinica viene sollecitata frequentemente durante tutta la gestione della massa e quindi l'impasto poi risulterà essere molto tenace. Ok, questo discorso di essere tenace lo troveremo sia nel punto positivo che nel punto negativo, perché appunto può darci dei punti positivi nel momento in cui parliamo di pane, parliamo di teglia, parliamo di pala, ma per quanto riguarda la pizza al piatto non è un punto positivo, perché lì abbiamo bisogno di molta più malleabilità dell'impasto, molta più praticità nel gestire il panetto. Ok, quindi abbiamo lo sviluppo omogeneo, abbiamo lo sviluppo del glutine, e poi, fatto questo, un altro punto positivo per quanto riguarda la massa aiuta a formare l'impasto imperfetto. O anziché imperfetto, errato. Che cosa vuol dire questa cosa qui? Questo terzo punto di cui io sto parlando è un escamotage per cui viene utilizzata la massa. Questo escamotage consente cosa? Nel momento in cui noi facciamo un impasto e esso magari ci sfugge di temperatura, quindi è molto caldo, non riusciamo più a incordarlo, non riusciamo più a gestirlo, utilizzando la massa, mettendo questo impasto magari
non incordato bene, difficile appunto da gestire, non ha preso bene l'acqua, cioè tipo collassato. Mettendolo in massa in un contenitore e aiutandoci anche con le temperature, ci andrà ad aiutare nel portarlo a quello che doveva essere il risultato che dovevamo ottenere. Per quale motivo? Perché mettendolo in massa, tutti gli errori che noi abbiamo commesso precedentemente nell'impastatrice, ok? Utilizzando anche le temperature giuste, ci portano appunto a sviluppare il nostro impasto in maniera omogenea e in maniera anche proteica. Quindi la massa è uno step di salvezza per lo sviluppo del nostro impasto nel momento in cui non ci esce bene da quelli che sono i procedimenti. Ok? Quindi questi tre vanno a racchiudere tantissime di quelle particolarità di cui noi appunto andremo poi a approfondire più avanti. Ora, suddividendo questa tecnica con tutte le tipologie di prodotti, andremo a guardare i pro e i contro. Per quanto riguarda la produzione del pane, quindi il pane, la massa è fondamentale. Fare la massa per produrre il pane e per dargli una struttura, una forma, una digeribilità, una leggerezza, la massa è fondamentale sotto questo punto di vista. Poi c'è chi fa una massa breve e chi fa una massa lunga, ma fare la massa per il discorso del pane è assolutamente necessario. Ok? Per quale motivo? Perché quando si fa la massa al pane, il pane poi, quando viene stagliato e viene chiuso e viene fatte le pieghe, le chiusure di tutta la pagnotta, internamente a questo impasto, a questo panetto, deve esserci già la presenza di gas. Questi gas, quando noi andiamo a chiudere il pane, facciamo le chiusure, rimanendo anche all'interno una piccola parte, ci aiuta già a strutturare internamente quella che sarà la struttura che otterremo poi a fine cottura. Quindi è importante fare la massa perché produciamo gas e non facendoli uscire questi gas, li andiamo già a distribuire per tutta quella che è la pagnotta. Ecco come si fa a costruire una struttura di un impasto del pane. Poi andiamo avanti. La pizza in teglia. La pizza in teglia è un'altra preparazione, un'altra tipologia di pizza che necessita l'utilizzo della massa. Per quale motivo? Perché nel momento in cui noi facciamo la massa e poi andiamo a stagliare i nostri panetti, anche lì dobbiamo già avere dei gas che poi al momento della chiusura del panetto, o se più stretto, o se più leggera la chiusura, andiamo già a spostare tutti i gas e a mantenerli all'interno per poi portarceli alla cottura finale della nostra pizza in teglia. Quindi per la pizza in teglia è essenziale anche qui che l'impasto vada a raddoppiare o triplicare il suo volume, e quindi nel momento in cui raddoppia o triplica il volume della nostra massa, vuol dire che c'è produzione di gas e quindi stiamo aumentando il volume. Per quanto riguarda la pizza in teglia è fondamentale. Arriviamo adesso anche alla pizza in pala. La pizza in pala la possiamo definire un po' un ibrido, la possiamo definire un po' una via di mezzo tra una pizza in teglia e una pizza al piatto, la pizza in pala. Non è uguale alla pizza in teglia, perché la pizza in teglia, nel momento in cui la cerchiamo molto molto esplosiva, ci aiutiamo tantissimo con l'utilizzo della massa. Nella pizza in pala, invece, se noi andassimo ad esagerare, se noi andiamo ad esagerare con la massa, svilupperemo troppa, troppa, troppa resistenza del nostro impasto, che appunto quando andremo poi a stenderlo ci risulterà difficile andare poi a metterlo in cottura e avere uno sviluppo omogeneo, ma più che altro ci verrà fuori maggiormente quel palloncino che gonfia tutto come se fosse una ciabatta. Quindi, nella pala utilizzare la massa sì, ma non deve essere tanta, nel senso che il volume dell'impasto, nel momento in cui già va al raddoppio, possiamo già stagliare l'impasto e farci già i panetti della nostra pizza in pala. Ora abbiamo detto quelli che sono i punti focali della massa. Arriviamo all'impasto di pizza al piatto. Per quanto riguarda la pizza al piatto, alcune con l'utilizzo della massa riescono a sviluppare molto molto meglio. Però bisogna fare attenzione perché l'impasto di pizza al piatto,
portato in massa e fatto passare troppo tempo, andrà a intensificare e a irrigidire troppo quella che è la maglia glutinica, rischiando poi di andare durante la stesura e strappare il disco di pasta. Quindi la rigidità sarà maggiore e appunto la malleabilità del panetto durante la stesura sarà molto molto difficile e complicata. Infatti, per quanto riguarda l'impasto di pizza al piatto, è molto meglio lavorare con l'utilizzo di un prefermento meno possibile di massa, assolutamente il meno possibile. Anche nel discorso di un diretto è molto importante che appunto non ci sia una massa troppo troppo lunga, perché altrimenti diventerebbe ingestibile l'impasto. Adesso andiamo con il discorso dei punti negativi. Un secondo solo. Perfetto, stavo dicendo, questi sono i punti positivi per quanto riguarda appunto le preparazioni. Adesso andiamo con il discorso dei punti negativi dell'utilizzo di una massa. I punti negativi dell'utilizzo di una massa partono già dal discorso che si va a intensificare tutto lo sviluppo internamente, dando molta elasticità e forza all'impasto. Quindi questo potrebbe essere un dettaglio negativo, perché poi risulterà molto difficile stendere l'impasto, sia nella pizza in pala, sia nella pizza al piatto. Quindi, allora, per troppe lunghe, io intendo dalle 12 ore, come ho detto già prima, ho detto il mio indice di ore tipo medio-lungo, vanno già dalle 4-6 ore fino alle 10-12 ore. Quindi lunghe vuol dire che vanno oltre le 12 ore per me la massa. E invece le masse brevi sono quelle che già stanno alle 4 ore. Ok, perfetto. Quindi, come stavo dicendo, i punti negativi della nostra massa sono quello di andare a intensificare la forza del nostro impasto. Quindi la forza del nostro impasto va a intensificare e va ad aumentare. Questa forza dell'impasto potrebbe essere un punto negativo nel momento in cui andiamo a lavorare una pizza al piatto. Adesso però arriviamo a quello che è il punto focale negativo dell'utilizzo di una massa. E di questi è il continuo consumo di zuccheri. Nel momento in cui parliamo di un impasto indiretto, quindi già abbiamo metabolizzato parte degli zuccheri semplici presenti nella farina, quando ci andremo poi a basare sulla massa, chiudendo un impasto indiretto, gran parte degli zuccheri semplici che appunto andremo ad immettere con il rinfresco del prefermento, chiudendo l'impasto, verrà consumato da tutti questi microrganismi presenti, sia immessi e sia sviluppati dal prefermento, andranno a consumarsi molto molto più velocemente. Andandosi a consumare molto più velocemente, noi rischiamo di arrivare poi, dopo aver fatto la massa, fatto il panetto e tutta la gestione, rischiamo di arrivare ad avere un panetto scarico, senza forza per riuscire a farlo sviluppare. E attenzione, non ho detto scarico che lo notiamo dal colore, non è quello. Io intendo scarico nel senso che quando poi arriviamo in cottura non darà nemmeno l'ultima lievitazione e sviluppo del nostro prodotto. Quindi fondamentalmente non ci crescerà nemmeno all'interno del forno, cioè che sia il pane, che sia la pizza, che sia la teglia, tenderà fondamentalmente a non sviluppare e a non esplodere. Noi quello che cerchiamo appunto di avere e di trovare, di riuscire a portare nella nostra attività è un prodotto che appunto abbia una qualità superiore. Quindi, per quanto riguarda i punti negativi, principalmente sono questi due: lo scarico molto più veloce di zuccheri e lo sviluppo della forza del nostro impasto in maniera molto più intensificata. Ok? Questi sono principalmente i due punti delle negatività sull'utilizzo di una massa per quanto riguarda un impasto. Dobbiamo renderci molto molto conto di quelli che sono i punti positivi, perché la massa fondamentalmente è molto molto utile, ma va saputa gestire.
deve essere gestita come si deve, perché nel momento in cui ti sfugge di mano la massa, l'impasto è ingestibile completamente. Adesso leggo qualche domanda. Allora, sulla domanda per troppo lungo, ok. Oltre alla massa, si migliora anche con pieghe per il pane. Le pieghe per il pane sono appunto... Allora, le pieghe danno forza e struttura al nostro impasto, ma le pieghe vengono dopo la massa, principalmente, cioè prima la massa, perché senza la massa non produci gas. Se non ci sono i gas all'interno, con le pieghe non fai niente. Cioè, se tu stai cercando di avere un pane alveolato e fai le pieghe a un pane che non ha gas, che non ha niente, cioè, fondamentalmente non stai costruendo nessuna struttura, perché non c'è gas. Il gas deve esserci, quindi le pieghe vanno dopo il discorso della massa. Io vi ricordo sempre di non perdere il filo conduttore da dove si parte e dove si arriva. L'inizio è la massa, per quanto riguarda un pane, l'inizio è questo. Qui ci dobbiamo concentrare non sulla chiusura del pane. Perché? Perché se non ci sono i gas all'interno, se l'impasto non ha sviluppato forza, io posso fare tutte le pieghe del mondo, che alla fine mi svilupperà o un pane con una mollica più fitta, più chiusa, quindi un pane normale, o mi svilupperà questo, o magari non mi svilupperà nemmeno, non aprirà manco la struttura del pane, zero proprio. Cioè, manco dove taglio. Quindi non perdiamo il filo conduttore del discorso. Concentriamoci sulla massa. Le pieghe vengono dopo. Le pieghe sono uno step successivo che avviene grazie a una buona massa. Ok? Andiamo avanti, leggiamo un po' di domande. Allora, ciao Armando, se faccio un prefermento, voi possiamo mettere la massa in frigo. Allora, io consiglio in un impasto fatto con il prefermento di non usare la massa, perché ho appena finito di spiegare che quando tu fai un prefermento sviluppi una grande parte di microrganismi che poi messi all'interno di un impasto rinfrescato cominceranno a metabolizzare gli zuccheri presenti. Anziché mettere la massa in frigo fatta con un prefermento, fatta con un impasto che ha un prefermento, faccio il prefermento, faccio l'impasto, lascio rilassare 30 minuti sul banco e poi staglio le palline. Stop, non vado a fare la massa. Assolutamente io non vado a fare la massa, perché se il mio prefermento è fatto bene, non ho bisogno di fare la massa. Chiaro? Poi andiamo con la prossima domanda. Allora, per la pizza al piatto, una biga al 100% con massa in chiusura di 30 minuti è sbagliato? No, perché se sono 30 minuti giusto per il rilasso dell'impasto, va anche bene. Basta che non siano masse troppo lunghe, perché soprattutto in un 100% biga hai già metabolizzato gran parte degli zuccheri. Hai già metabolizzato gran parte degli zuccheri, quindi cioè, rischi di arrivare alla fine che non c'hai. Cioè, per carità, il prodotto ti potrà anche uscire il primo giorno, ma il secondo giorno non ti esce niente. Poi, ragazzi, il prefermento dipende anche uno da come lo va a gestire in un certo senso. Però io sconsiglio di utilizzarlo con la massa, io personalmente, per quanto riguarda la pizza al piatto, eh. Allora, ciao Armando, pizza al piatto, un diretto in massa. Un diretto in massa, in frigo, quanto può stare? Ovviamente non ho possibilità di mettere a temperatura controllata. Allora, se tu fai non hai in frigorifero, in poche parole, per fare la pizza al piatto, devi lavorare con meno di 1 grammo per chilo di farina. Gli fai una massa, fai tipo 1 grammo ogni 2 chili di farina. Se tu non hai un frigorifero, allora che cosa fai? Metti 1 grammo ogni 2 chili di farina e fai gli impasti come facevano anche i napoletani nel, diciamo, vecchio stampo, cioè che si impastava, si facevano i panetti, si mettevano dentro nella sala, perché prima così facevano, impastavano, facevano i panetti, li mettevano nei cassetti e li lasciavano lievitare in sala fino al giorno dopo. Quindi vuol dire che dovrai giocare con 1 grammo di lievito di birra fresco ogni 2 chili di farina, massimo proprio, massimo, perché potremmo anche scendere. E lì, oddio, fai una massa di 4 ore, 4 ore bastano e avanzano. Anche perché sulla pizza al piatto fare una grossa massa dipende anche dal tipo di impasto che, dipende anche dal tipo di pizza che stai cercando di fare. Allora, con prefermento al 40%, dopo lo stadio, si può mettere in frigo per allungare la tenuta.
io consiglio di metterlo in frigo, non che si consiglia, io cioè, dico di metterlo in frigo perché se il prefermento è stato sviluppato bene e in maniera esclusiva, bisognerà controllarlo una volta aggiunto nell'impasto finale, se si vuole far durare l'impasto. Quindi non è che consiglio, non è che si consiglia, ma sì, si deve mettere in frigorifero a meno che non si voglia usarlo dopo qualche ora. Dipende un po' dalle dinamiche del lavoro. Ok? Allora, io ho risposto a tutte le domande. La lezione di oggi si chiude qui. Adesso, ragazzi, per qualsiasi domanda, dubbi, perplessità o incertezze inerenti a questo argomento, potete tranquillamente contattarmi in privato scrivendomi su Instagram o su WhatsApp. Entrate e partecipate al gruppo dei webinar che faremo ogni 2 volte a settimana, il giovedì e il venerdì, alle 3:30 con un argomento nuovo ogni giorno. Io vi saluto tutti quanti, ragazzi, vi ringrazio tutti per essere stati presenti alla lezione di oggi. Fatemi sapere cosa ne pensate di quello che appunto abbiamo spiegato oggi. Datemi un vostro feedback e un vostro parere inerente appunto alla lezione trattata oggi. Io vi saluto tutti quanti, ragazzi, un buon lavoro a tutti, una buona pizza a tutti e noi ci vediamo giovedì prossimo. Ciao a tutti, ragazzi!